Hello, my name is Clara Maveglia and I set up the Buongiorno, Cultural sono Clara Maveglia e ho Entrepreneurship fondato il Cultural Institute. Today, Sharon Entrepreneurship Terry is my Institute. guest. We are in È mio Berlin ospite oggi today. Sharon Terry, ci Welcome to troviamo a Business Berlino Summit. in occasione del Welcome to our Charité meeting. Entrepreneurship Summit. Benvenuti nella nostra Hello, community. Sharon Terry. I'm very glad Sharon that Terry, you are here with benvenuta. us Sono molto lieta che lei sia qui con to noi tell oggi you us something about your work per parlarci because del suo it's lavoro. so extraordinary. È talmente Your impact straordinario, in infatti, l'impatto science del suo and lavoro sulla policy scienza that we e sulla really would politica. like to E quindi ci hear from you interessa personally. But sentire da first of lei all, I'd like to personalmente di che introduce cosa si myself. tratta. Potrebbe iniziare I'm Sharon presentandosi Terry and brevemente. I'm the Sì, mi chiamo President and Sharon Terry e CEO of sono Genetic presidente Alliance e and CEO also di the Genetic founder and Alliance e CEO anche of il Genetic founding CEO di Foundation. And PXE of course, International. the story Naturalmente, that ciò moved che ha me mosso anche ogni cosa was this idea that era ethics l'idea che must go l'etica together with deve science accompagnare la scienza, quindi before non anymore to possiamo do science più without ethics. permetterci And this is di of course fare due scienza when we senza are the l'etica. owners E of ciò è ovviamente health. importante se siamo And this is a i principle proprietari that della is nostra salute. new. Questo What was principio è completamente the nuovo. moving factor to Qual è get stato il there? fattore che l'ha spinta? So I think I was a fairly ordinary mom Credo di essere stata raising una two madre children in the normalissima United che ha States. cresciuto due In figli fact, I negli was Stati homeschooling Uniti. them, so Non we had solo, ho lots of dato loro days to be un'istruzione together. domiciliare, dunque le But they giornate were erano molto diagnosed when they were impegnative 6 years old per and 4 dedicarle years old, all'apprendimento, ma quando pathological avevano disease 6 e called 4 anni gli è stata chromosomal anomalous diagnosticata una pain, malattia known as PEs in genetica chiamata short, PEs. pseudoesantoma elastico, abbreviato And con when they were PXE. diagnosed, my husband Quando and I hanno avuto said, la diagnosi, oh, io e mio yeah, marito this abbiamo isn't any pensato, good. vabbè, Pharma si ha is una going to take diagnosi, that poi si va drug in off the farmacia, shelf ci si and fa dare un it's going to be. farmaco, And è we learned very sicura la quickly that malattia. that was not the Ma ci case. siamo And resi it's not the conto case for velocemente me. che non This era is possibile, non era possibile commonware. per moltissime And we patologie decided that if we inconsuete e can do rare, così something, abbiamo then deciso probably che se nothing non can be avessimo done fatto in nulla noi, short or in probabilmente part, to nessuno combat avrebbe this fatto disease. qualcosa e And che this avremmo is dovuto what we lavorare tried to do. duramente per vedere di cosa si Yeah, so I trattava heard that e trovare un you went trattamento to the adeguato. library Ho letto che si è over recata the nella university next to biblioteca you and universitaria were really più doing vicino a research casa and per what fare was proprio una already ricerca done su ciò che era that stato già fatto a nothing was riguardo there, so you e che non started aveva trovato nulla. yourself E così ha a lanciato una community on the internet in community order to in find internet more appunto information. per And poter now that you raccogliere più come, and informazioni. usually is Come le è not the first venuta questa reaction, idea? Di so solito non è la that's prima you can reazione che ci si expect. So aspetterebbe. Come tell ci si us, attiva how do we quindi in activate questo ourselves modo? with that? Yeah, my husband says that it is our Mio neuroses marito that like sostiene che è la activate nostra ourselves, that neurosi we couldn't che ci sit still porta ad and just see what attivarci, would per cui non happen. potevamo I starcene think we seduti had ad taken aspettare charge of cosa lots of sarebbe things in our successo. life up to that Credo che ci point, siamo very small incaricati di ways, molte and then cose nella nostra vita da quel situations momento, such as piccoli what passi, e happened. questo è stato utile per far We decided fronte to ad look un into it a little problema bit così more to grosso. see Abbiamo what the deciso di doctors were occuparcene in thinking dettaglio perché non sembrava che i and medici ne capissero asking molto. more doctors, we realized there was very E little più research in that chiedevamo ai direction. We did medici, e go più to the ci medical rendevamo conto che libraries c'era near us pochissima ricerca a riguardo, and così siamo veramente tried to andati alla read the biblioteca papers that medica were written. vicino a casa, abbiamo Neither of us iniziato a had any cercare scientific innanzitutto di background, leggere quei documenti, so nessuno even di what noi aveva un gene background was scientifico o recessive medico, and quindi persino termini any of come the gene, medical terms were recessivo, very quindi difficult to qualsiasi pronounce. termine medico era So veramente here we difficile are da then with capire, my abbiamo dovuto dictionary comprare and then we kept un'enciclopedia, asking poi un people and dizionario, so little poi by abbiamo little dovuto we chiedere passed around informazioni ad alcune research to persone e our piano friends and piano economists abbiamo and then trovato passed le on molte one ricerche che case erano già here state and fatte another case sulla patologia, ma erano state fatte su un caso qui, un caso là, non era una ricerca veramente accurata sulla malattia. Ci siamo resi conto presto che bisognava fare qualcosa di sistematico, perché non si può studiare una malattia selezionando un caso in Germania, un caso in Olanda, un caso negli Stati Uniti e scrivere le storie di queste persone. A proposito della rivoluzione genetica che iniziava più o meno a quell'epoca, lei ha colto proprio questa occasione, si può dire, per fare qualcosa in termini appunto di rivoluzione genetica e con le possibilità date dall'internet. Oggi nella relazione parlava di questa incredibile frammentazione, nel senso che il medico fa qualcosa o lo scienziato ne fa un'altra, il paziente fa qualcosa perché lui stesso è il portatore del gene.
E poi ci sono altri soggetti, parenti per esempio, che si occupano di portare il paziente di qui e di là. E poi ci sono gli ufficiali sanitari, eccetera. Ma è molto, diciamo, più efficace riunire tutte queste persone. Ed è qui che è nata la sua idea appunto della community che ha iniziato. Come è stato possibile riunire appunto queste persone? Come è stato possibile riunire tante persone in questo modo, quindi membri di questa comunità? Come ha fatto? Quando abbiamo iniziato era abbastanza difficile perché era il 1994-95, l'internet era agli albori, trovare dei paper in internet era molto difficile e non molte persone avevano un'email, quindi abbiamo iniziato in un modo tradizionale, mettendo avvisi sui giornali di tutto il mondo e dicendo che organizzavamo un meeting per soggetti affetti da pseudoexantoma elastico. Non avevamo in realtà nessun meeting, ma le persone ci chiamavano, ci scrivevano, ci dicevano dove erano perché erano molto entusiasti della cosa. Poi abbiamo iniziato a connetterli tra di loro in modo che loro si potessero incontrarsi in Germania, nei Paesi Bassi, in Italia, negli Stati Uniti. E poi l'internet ha iniziato a diffondersi e sempre più persone avevano un'email, soprattutto AOL, Hotmail, alcune tra le prime vie di comunicazione. Ed è diventato quindi più semplice per noi creare un sito web per le persone, in modo che le persone potessero inviarci una mail per ricevere delle informazioni. Abbiamo anche distribuito delle brochure negli ambulatori di oftalmologia, dato che la patologia ha delle manifestazioni nell'occhio, quindi gli oculisti erano gli specialisti giusti con i quali comunicare, loro viceversa potevano comunicare con i pazienti. Siamo passati dalle circa 10 persone trovate all'inizio negli Stati Uniti a circa 4.000 persone attualmente in tutto il mondo, che non è un numero così ingente per una patologia, una su 100.000 persone, bene, però si tratta di tanti e molte di queste hanno incontrato almeno un'altra persona o forse di più grazie a degli incontri che hanno appunto in ogni luogo nel mondo. È stato difficile, ma quando si vede la gioia nei volti di queste persone, quando si vede che magari uno all'età di 52 anni incontra per la prima volta un'altra persona con la stessa patologia e si rende conto che non è più solo, è veramente meraviglioso, sono meravigliose queste reazioni. Ora che è diventato una specialista, può dirci qualcosa circa la scienza come mercato, la rivoluzione genetica e sul fatto che questa malattia rara non sia considerata sufficientemente importante da essere studiata o da sviluppare dei farmaci nuovi? Come specialista, appunto, ci può dire qualcosa? Quando quasi 22 anni fa è stata fatta quella diagnosi ai miei figli, c'è stato un grande cambiamento. Allora eravamo a metà degli anni 90, nel bel mezzo della gara per scoprire la sequenza del genoma umano. Dunque il lavoro che era stato fatto a riguardo era molto importante perché era la prima scienza in campo biomedico che condividevamo. L'ideale era naturalmente che ogni sera tutti gli scienziati che cercavano di ottenere la sequenza del genere inserissero i dati nel nostro sito web perché fossero accessibili da tutti il giorno dopo. Quella rivoluzione è stata gigantesca, ci ha aiutato a comprendere la malattia, poi si poteva scoprire il genere responsabile della malattia e i geni responsabili di altre malattie. Nello stesso tempo queste malattie rare non venivano considerate dalle società farmaceutiche. L'industria farmaceutica negli anni 90 e perfino attorno al 2000 si interessava piuttosto a patologie cardiache, diabete, forme maggiori di cancro come quello al seno e al colon, perché in quel campo potevano produrre i cosiddetti farmaci blockbusters, cioè campioni delle vendite. Quindi sul mercato c'era abbondanza di farmaci blockbusters che facevano guadagnare tanti soldi. Alla fine degli anni 2000, all'inizio di questo decennio, abbiamo osservato che la rivoluzione genomica, dando alla gente molte informazioni sui loro geni e persino su come il loro corpo reagisce ai farmaci e a tutti quei tipi di cose, ha segnato la fine dei blockbusters, in parte proprio per via della genetica. Se prendiamo una patologia maggiore come il diabete o il cancro alla mammella e poi consideriamo il genotipo diverso per ogni singola persona, allora trasformiamo una malattia comune in una serie di innumerevoli malattie rare. Queste malattie hanno iniziato a soffrire lo stesso destino di una malattia rara, ovvero che se si è utili solo a 4.000 o 8.000 persone al mondo, allora come si può far soldi? Ciò che vediamo adesso è che la maggior parte delle aziende farmaceutiche aggiungono una divisione per le patologie rare,
fare per vedere se possono produrre un farmaco di nicchia per una popolazione di nicchia e guadagnare abbastanza soldi. Attualmente l'industria sta cercando di rendere questi farmaci costosissimi, questo è il modello. Non credo però che potrà durare, perché se ognuno di noi necessita di farmaci molto cari, i governi non li pagheranno. Chi li deve finanziare negli Stati Uniti non sarà disposto a pagare per tali farmaci. Dunque ci sarà un'altra rivoluzione, credo, in cui dobbiamo imparare come produrre i farmaci in modo meno costoso e come riuscire ad avere la partecipazione sufficiente di persone disposte a trasmettere i propri dati agli scienziati in modo che questo aspetto costi meno. Quello che mi interessa e mi affascina molto è che alla fine lei è proprietaria proprio di questo gene perché ha lavorato insieme ai ricercatori su questo gene PXE. E lei è in effetti l'unica persona privata che possiede un gene. Com'è stato possibile? È molto interessante che abbiamo potuto lavorare nel laboratorio. Di solito, soprattutto mio marito stava dalle 10 di sera alle 4 del mattino in laboratorio cercando di scoprire questo fatidico gene. Insieme agli scienziati dell'Università delle Hawaii lo abbiamo infine scoperto. Quando il gene è stato scoperto, ci siamo resi conto che sarebbe stato brevettato. E negli anni 90 molte persone brevettavano molti geni. Oggigiorno quei brevetti non perdurano più, ma negli anni 90, se un'università brevettava un gene o una società, esse potevano effettivamente bloccare quel gene e renderlo costosissimo per i test diagnostici o per le terapie susseguenti. E così noi abbiamo deciso di essere il cosiddetto steward del gene e io lo divenni per prima e credo di essere ancora l'unica persona singola che non aveva un background scientifico a brevettare un gene. Poi abbiamo ceduto i nostri diritti alla fondazione, alla PXA International, in modo che PXA International detiene il brevetto e prende le decisioni riguardo al gene, per esempio se concederne liberamente la licenza e garantire che i dati siano veramente di qualcuno che fa uso del gene. Incredibile. E grazie, spero che possa essere un modello per molti altri. Ha accennato poc'anzi a quanto possano essere importanti i big data per un nuovo tipo di percezione della salute o di controllo della salute. Sa certo che noi in Europa siamo un po' spaventati appunto da questa tematica big data, NSA e da tutto ciò che avviene o dal potere di Google, per esempio. Ci può dire qualcosa su perché sia così importante raccogliere i dati, secondo lei? A mio avviso, se i dati che ognuno di noi porta con sé sono importanti solo per noi, non li possiamo utilizzare per nulla. Se ci chiediamo quanto velocemente guarisca una caviglia fratturata o come il nostro tumore risponda alla chemioterapia o se i due vicini che stanno a casa a destra e a sinistra di noi rispondono in modo diverso agli antiartritici, non possiamo saperlo se non mettiamo insieme tutti quei dati e consideriamo anche poi gli individui come individui. Quindi è un enigma, in un certo senso abbiamo bisogno sia di little data, che sono quelli che riguardano l'individuo, e dei big data, che sono quelli raggruppati. Ci sono molti timori riguardo al raggruppamento dei dati, perché big data è un suono che spaventa, ci si può chiedere, oddio, le persone possono scoprire questo, quello di me, possono abusare poi di quei dati e io non ho nessun diritto di vedere cosa succede. A noi sta a cuore che le persone abbiano il diritto di dire chi può condividere i propri dati, chi può vederli, quanto sia privato il tutto e chi vi abbia accesso, che siano proprio gli individui stessi a prendere le decisioni su chi utilizza i dati. C'è qualcosa di veramente interessante di cui lei ha parlato nella sua relazione. Ha detto infatti che oggi, parlando di pazienti, non è così importante il cosiddetto consenso informato per poter trattare una patologia o per poter prevenire una patologia, ma che potrebbe essere utile pensare ad una relazione, ad un'interazione. Ci può dire cosa pensa anche a questo riguardo? Penso che in un tempo in cui non avevamo l'internet era importante avere qualcosa come un consenso, che solitamente era un pezzo di carta su cui bisognava mettere la firma, in questo modo si dava il permesso ad altri di fare qualcosa e poi non ci se ne occupava più. Oggi sappiamo che avere i dati di un evento isolato, un'istantanea di un momento e basta, non è utile quanto lo sia avere una serie di dati raccolti in un lungo periodo e in
importante entrare in relazione con i partecipanti. Gli scienziati si lamentano del fatto che solo il 4 o 5% delle persone partecipa alle sperimentazioni cliniche. Questo perché la maggior parte di noi non sa che è possibile acquistare una medicina in farmacia perché qualcuno ha partecipato ad uno studio clinico. Quindi se noi possiamo impegnarci, anziché in una transazione, perché qui non si tratta di affittare una macchina o di acquistare una casa, si tratta di entrare in relazione, capire cosa devo dare, cosa do io a te, cosa dai tu a me, come dobbiamo procedere e seguire la cosa nel tempo, implementare quindi un sistema che ci permetta di farlo, perché io credo che i dati parlino, i dati iniziano a raccontare la storia di moltissime persone e poi noi possiamo tornare praticamente agli individui dai quali derivano i dati. Grazie. Dato il suo impegno straordinario, lei è stata selezionata come Ashoka Fellow. Ci può dire qualcosa riguardo su come funziona, su cosa significa essere un Ashoka Fellow? Ashoka è una fondazione imprenditoriale a livello mondiale fondata da Bill Drayton e intitolata in onore del sovrano indiano Ashoka. È una fondazione per l'imprenditoria sociale. Ci sono moltissimi imprenditori nel mondo e nella maggior parte dei casi si tratta, credo, di imprenditoria legata ad aspetti commerciali o a motivazioni piuttosto guidate dal profitto. La nostra è riconosciuta come un'organizzazione per l'imprenditoria sociale. In altre parole, ciò che cerca Ashoka sono persone che lavorano in ambito sociale, che fanno del bene. Questo possono essere NGO che perseguono o non profitto, quindi profit o non profit, ma veramente è importante che contribuiscano in questo senso. Ashoka è un processo meraviglioso che ti aiuta a comprendere che tipo di imprenditore sei stato per tutta la vita, analizzando se sei imprenditore fin dalla nascita. Possono seguire la tua vita con te durante un processo e poi verificano se le tue idee sono veramente nuove, se contribuiscono veramente al sociale e se sono di gran beneficio per l'umanità, aspetti che possono essere sostenibili e scalabili. E Ashoka supporta i fellows, appunto, a volte anche finanziariamente per un po' di anni, e poi, e questo è ancora più importante, attraverso la creazione di network con incontri, risorse come condivisione delle informazioni, nuovi metodi di lavorare, nuovi business model e cose così. Ci sono circa 3.000 fellows, così vengono chiamati nel mondo, la maggior parte al di fuori degli Stati Uniti, nonostante la comunità degli Stati Uniti sia in crescita. Le persone al suo interno e in gran parte non si sono occupate di sanità, nonostante oggi Ashoka cerchi veramente di più fellows in questo campo, appunto in campo medico. Molto interessante, interessante per tutti che possono ascoltare qualcosa di più dettagliato anziché sentire parlare qui e là di questi aspetti singolarmente. Come ha detto nell'introduzione, lei è anche CEO di Genetic Alliance. Come funziona questa rete e qual è il suo lavoro al suo interno? Cosa le piace particolarmente nello svolgere questo lavoro? Genetic Alliance è un'unione, una rete veramente grande di circa 10.000 organizzazioni in tutto il mondo. Molte di esse sono organizzazioni a sostegno di una particolare malattia. Le nostre radici stanno nel sostegno di malattie, gruppi assistenziali di supporto e cose di questo tipo. Io sono entrata quando esisteva da 10 anni e fra 2 anni esisterà da già 30 anni, quindi è un'organizzazione di vecchia data che però si è tenuta molto vitale. Mi è piaciuto lavorarci perché molto poco tempo dopo che con mio marito avevo iniziato a lavorare sulla PXE ci siamo resi conto che probabilmente era abbastanza futile lavorare su una sola malattia e cercare di fare qualcosa in quella sola malattia. Per un motivo, la scienza ci dice, che ci detta che queste malattie sono tutte interconnesse, che noi dobbiamo comprendere questa malattia e quella malattia perché il tutto abbia un senso. Quando abbiamo scoperto il gene, era nella stessa famiglia della fibrosi cistica e nessuno mai aveva supposto un'interconnessione tra una patologia oculare ed una polmonare, quindi adesso abbiamo un altro modo per studiare la malattia. Questo è un esempio di quanto siano interconnessi diversi campi scientifici. E poi abbiamo anche guardato come famiglia che cercava di istituire una fondazione, perché stavamo creando un consiglio di amministrazione, un ragioniere, un contabile, un revisore, li dovevamo cercare, ogni altra fondazione doveva farlo, non era una perdita di denaro. Perciò con Genetic Alliance abbiamo guardato come fornire assistenza tecnica ai vari gruppi in modo che potessero condividere tra di loro le prassi migliori. E la cosa che mi affascina di più e ha
hanno il loro lavoro, ma ultimamente quello che facciamo è vedere come mettere in grado, empower gli individui a recuperare la propria salute, quindi a partire dai genitori di un bambino che si occupano di screening neonatale, che opzioni ho per fare uno screening prima ancora di concepirlo il bambino, cosa mi possono offrire, cosa capisco, eccetera. Cosa significa questo come portatori praticamente di persone, portatori di un genoma che si sta rivelando mentre sveliamo il mistero del nostro stesso genoma? Per me particolarmente, questa idea recente di raccogliere tutte le informazioni in un registro, in un sistema di registri e iniziare a condividere i dati su larga scala, si potrebbe risolvere in questo modo il problema delle diverse patologie. Quindi la cosa che mi entusiasma è di Genetic Alliance è l'opportunità di lavorare all'interno di un network senza confini, quindi di non pensare solo in termini di una malattia, un'organizzazione, ma in un sistema, quindi praticamente un tipo di architettura per risolvere i problemi. Quindi ci potrebbe dire forse qual è il lavoro che svolge, potrebbe parlarci di una giornata lavorativa o di una settimana lavorativa, perché anche degli aspetti pratici potrebbero essere interessanti per coloro che aspirano a fare qualcosa di simile. Ci può dire com'è il suo lavoro? Beh, alla Genetic Alliance abbiamo circa 15 persone, alcune sono alla Genetic Alliance da 10 anni come me, dunque lavoriamo da tanto tempo insieme, altre sono nuove. Lavoriamo ad una moltitudine di progetti. Alcuni di noi studiano come educare il pubblico, quindi una giornata lavorativa potrebbe essere dedicata alla realizzazione di un workshop sulla familiarità, per esempio. La familiarità sta diventando uno dei test maggiori, test genetici che si possono fare, imparare come chiedere ai membri della famiglia cosa succede nella famiglia, e questo potrebbe essere molto importante per scoprire qualcosa sulla predisposizione, per esempio. Poi altre cose che possiamo fare. Beh, lavoriamo con agenzie federali statunitensi, con agenzie globali. Qui sono a Berlino per un meeting del Consorzio internazionale per la ricerca sulle malattie rare, istituito dalla Commissione europea, da Wellcome Trust, NIH, una moltitudine di entità. Quindi ci sono molti stati che partecipano a questo incontro e io mi occupo di questioni politiche, temi come la condivisione dei dati sul pianeta in mezzo alle moltissime idee dei governi sulla privacy, sulla sicurezza e cose simili, persino quello che, come il modo in cui noi chiamiamo queste malattie, le chiamiamo con nomi diversi nei diversi paesi. Si tratta proprio di nomi completamente diversi e come armonizzare quindi i dati che ne derivano in modo da ottenere degli standard, in modo che i dati possano comunicare tra di loro. Una giornata tipica per noi dunque va dal lavoro politico ad altissimo livello, dove potrebbe capitare di dover andare al Campidoglio a Washington per incontrare senatori o rappresentanti del Ministero della Sanità, addirittura il Ministro, alla telefonata normalissima con una famiglia che desidera iniziare una nuova fondazione e appena appreso che il proprio bambino ha una malattia alla quale non riescono a far fronte. Beh, molto interessante e molto variegato davvero. E a proposito della biobank, ci può dire qualcosa di cosa si tratta? Genetic Alliance Registry and Biobank è stata fondata nel 2003 ed è stata fondata sulla scia della Biobank che avevo formato per la PXE nel 1995. In quel caso avevamo scoperto che esistevano veramente pochi campioni per poter scoprire un gene o capire meglio una patologia genetica. Avevamo iniziato a unire sia le varie biopsie o gli organi che erano stati asportati chirurgicamente per diverse ragioni e il DNA. Ci siamo resi conto che era stupido mettere tutto ciò insieme solo per un gruppo, per una sola malattia, anziché condividere quell'infrastruttura per tutte le malattie. Nel 2003 abbiamo fondato Genetic Alliance Registry and Biobank, che permette di raccogliere per ogni patologia le informazioni sanitarie e i campioni biologici dei loro membri in un'unica struttura. È come, diciamo, per ogni patologia non bisogna andare a cercare congelatori, dispositivi di immagazzinaggio, sistemi di backup, eccetera. Genetic Alliance stipula dei contratti con delle società che se ne occupano e vende poi delle quote di partecipazione alla banca in modo che
possano aiutare gli altri gruppi a imparare a farlo da soli. È gestito da non professionisti, un'altra cosa strana nell'ambito scientifico, ma ci è sembrata una cosa semplice, quasi come un'altra attività di banking. Qualcuno si occupa della parte tecnica e noi ci occupiamo della parte personale e incoraggiamo le persone a sottoscrivere e inserire il proprio DNA e le informazioni sanitarie nella banca. Questa alta scienza è in un certo modo come una fortezza. Come è riuscita ad approdarvi, non essendo appunto una scienziata, e nonostante questo ad avere un tale impatto? Come ha fatto? Mi piace dire che la scienza è fatta in una torre d'avorio, perché ha luogo all'interno di un sistema accademico antico che è sorprendente, ma è anche una torre dove ci sono delle crepe, e gli scienziati che svolgono il lavoro in queste torri d'avorio, in queste grandi istituzioni accademiche, sono appunto degli esseri umani e amano veramente le persone che sono incoraggiate, impegnate, quindi amano condividere ciò che fanno. E così quello che abbiamo fatto è stato leggere un documento, un paper, che faticando molto a capirlo tra l'altro, poi di andare a vedere dove era lo scienziato che l'aveva scritto, a Modena, Utrecht o a Darmstadt, e quindi andavamo in quella città e chiedevamo allo scienziato di poterlo incontrare, lo chiamavamo a telefono, prendevamo un appuntamento, e loro ci hanno dedicato il loro tempo molto generosamente e ora formano un consorzio di scienziati interessati ad una particolare patologia. Poi quando abbiamo iniziato a estendere il lavoro verso altre malattie, governi, Commissione europea, ancora una volta ci siamo trovati di fronte a delle fortezze non accessibili per i comuni come me, ma anche qui abbiamo trovato delle persone che veramente volevano aiutare, l'opportunità di fare qualcosa che da un'ottica imprenditoriale era diverso da ciò che erano abituati a fare, ma che richiede le capacità che avevano e quindi una buona mescolanza tra nuovo e tradizionale. Credo che abbiamo una dimostrazione del fatto che nelle pareti delle torri d'avorio ci sono sempre delle fenditure abbastanza grandi per potervi partecipare, per partecipare a quello che succede all'interno. Bellissimo, ho una domanda per quanto riguarda i suoi figli. Come stanno adesso? I miei figli sono ormai degli adulti sani e felici di 26 e 24 anni. Mia figlia insegna per un'organizzazione che si chiama Teaching for America, che è qualcosa paragonabile ad un Peace Corps, un'organizzazione che si occupa in America delle comunità svantaggiate, e mio figlio è un agricoltore biologico. Tutti e due hanno delle manifestazioni della malattia, che significa per la PXE che la membrana dietro l'occhio ha delle fessure che potrebbero portare ad una perdita della vista all'età di 30-40 anni. La loro pelle presenta delle lesioni in forma di protuberanze che la rendono floscia e rugosa, ed è possibile che sviluppino manifestazioni cardiovascolari e intestinali. Nostra figlia partecipa ad uno studio clinico in un ospedale di New York che abbiamo aiutato a nascere, e siamo fiduciosi che ciò potrà essere utile per loro. Entrambi hanno sempre avuto un atteggiamento quasi filosofico su questo, gli abbiamo chiesto periodicamente come si sentono. Noi abbiamo smesso di lavorare a tempo pieno su questa malattia per dedicarci a tutte le altre malattie, e loro sono grati per questo, perché credono che sia importante che si lavori su qualcosa di più che un'unica malattia, e conoscono il rischio che corrono se non si troverà una soluzione per la loro malattia più velocemente. E dunque lei ci ha detto delle cose molto interessanti. Qual è, tra tutte queste cose che ci ha raccontato, la cosa che le sembra essere la più importante? Credo che la cosa più importante per me sia come ognuno di noi possa essere presente a quello che facciamo. Ciò che ho imparato vedendo così tante persone soffrire per le loro malattie in tutti questi anni è che ognuno di noi praticamente vuole essere visto dagli altri, amato dagli altri, come gli altri vogliono essere amati, e la cosa più importante secondo me è questa autenticità, quel modo di esserci gli uni per gli altri nell'attimo presente, perché tutto ciò che abbiamo delle volte è l'attimo presente, ed essere appunto affidabili gli uni per gli altri. Qual è il suo prossimo progetto sul quale sta lavorando?
Tutte le mie energie di questi giorni le riverso appunto in questo sistema di registrazione che permette agli individui di stabilire le proprie preferenze riguardo alla privacy, alla condivisione e all'accesso dei dati. Sto mettendocela tutta per trovare un modello finanziario sostenibile per questo e per raccogliere gente a sufficienza in modo da poter iniziare degli studi clinici e velocemente. Credo che questa sia una specie di combinazione di tutto ciò che ho fatto negli ultimi 20 anni ed è veramente emozionante perché la tecnologia, la genetica, le scienze sociali, le reti sociali arrivano tutte nello stesso tempo e ci permettono di progredire nella scienza molto più rapidamente. Allora per me la cosa più emozionante e straordinaria è che la scienza può arrivare ad un livello al quale la gente, quindi ognuno, vi possa partecipare. Non c'è neanche più bisogno di creare una fondazione, basta essere se stessi, condividere i propri dati e contribuire in modo profondo all'evolversi della scienza. Ha un messaggio per gli imprenditori sociali e per alcuni dei nostri user che vogliono eventualmente diventare degli imprenditori sociali. Il mio messaggio per gli imprenditori sociali, soprattutto i più giovani, è che osino rischiare e suona come una pazzia. Ma ciò che intendo è che ogni volta che sentiamo dentro di noi quella tensione che ci dice questa potrebbe non essere una buona cosa da trasmettere perché mi crederanno pazzo se dico questo, oppure qualcuno potrebbe avere meno stima di me o perché darò l'impressione di essere ignorante, ecco, di procedere, perché credo che queste sono le cose che abbattono i muri e ci portano a buoni livelli se non ci preoccupiamo troppo del nostro ego, della posizione, di dove vogliamo arrivare nella carriera. Credo che potremmo fare dei progressi. Credo che più ognuno di noi rischia allo stesso modo in cui tutti coloro che soffrono rischiano ogni giorno, più velocemente riusciremo a fare questi progressi e a trovare delle soluzioni. Quindi come proprietaria di un gene, l'unica persona privata ad esserlo, lei è molto vicina al mistero della vita. Ci dica per finire che cosa conta secondo lei nella vita. Credo che l'unica cosa che conta nella vita sia l'amore. Che ognuno di noi, se ama gli altri, farà la differenza nel mondo, persino nella nostra organizzazione, perfino se siamo in una riunione, non abbiamo mai paura di dire, mentre magari sbrighiamo le cose che dobbiamo fare, dal parlare al telefono con una mamma o stiamo creando una database per la codifica, la sicurezza, che tutte queste dovrebbero essere una manifestazione di amore. E se ci amiamo l'un l'altro, non troveremo soltanto noi stessi, ma anche gli altri. Tante grazie per il tempo che ci ha dedicato e per questa ispirazione incredibile, naturalmente per il lavoro che svolge. Le auguro molta gioia e le auguro che abbia la forza di continuare. Grazie ancora una volta, grazie a lei.